Siamo con Giulia Petrotti che ci spiega il massaggio olografico in particolare del primo chakra. Esatto. E abbiamo la mappa con 21 punti. I 21 punti per il massaggio olografico del primo chakra. Andiamo a vedere allora come si fa in poco tempo. Innanzitutto abbiamo questi 21 punti che si trovano proprio sul corpo, quindi alcuni sono proprio punti, altri invece sono linee che andranno proprio stimolati con un massaggio vigoroso. Andiamo anche a eliminare le tossine, quindi anche proprio c'è questa idea di attraverso questi punti di andare proprio a smuovere quelle che sono le tossine che ristagnano da più o meno tempo, quindi magari per quello che abbiamo mangiato, i pensieri che abbiamo avuto, la giornata lavorativa che abbiamo avuto alle spalle. Questo tipo di massaggio permette proprio di alleggerire il corpo all'interno. Quindi scaricare le tossine, alleggerire il corpo e di conseguenza avere più energia. E quindi avere più energia, esatto. Quindi è un massaggio proprio perfetto per chi vuole più energia fisica, perfetto per gli sportivi, per chi pratica danza, per chi si muove, ma anche per chi non si muove e ha bisogno però di smuovere all'interno il proprio corpo e quindi il benessere degli organi. Il movimento è questo e Esatto. qui c'è la mappa. Volendo questo massaggio si può anche fare su se stessi. In autotrattamento oppure fatto agli altri, quindi parenti, amici, i propri cari, bambini anche, oppure ai clienti nel caso uno sia massaggiatore o voglia diventare nel futuro massaggiatore. Quindi Grazie, siete certo. grazie Giulia.